un intervento direi stimolante che si cala nel dibattito politico in questo momento in Italia. Mi pare le tre relazioni hanno offerto argomenti di attenta riflessione e valutazione da parte dei soggetti, quelli che hanno ritenuto importanti essere qui stamani ad approfondire gli argomenti. Iniziamo il dibattito, ci sono già delle richieste di intervento dei diversi attori sociali, dei diversi attori anche di diversa natura, dalle forze politiche. Direi che l'attenzione agli ultimi, nel nome di Francesco e di Francesco I, il nome che ha voluto assumere Sua Santità, per testimoniare e ribadire l'attenzione agli ultimi, darei subito la parola a Don Giovanni Momigli della pastorale sociale della diocesi fiorentina. Dovrebbe accomodarsi a quel microfono, dopo interviene Nicola Nascosti, consigliere PDL. Per l'economia dei nostri lavori direi una decina di minuti il tempo degli interventi che mi premurerò di segnalare. Beh, io intanto ringrazio per l'invito a questa importante iniziativa, perché del welfare ne parliamo da tanto. Mettersi fermi un attimo, rifletterlo da varie angolazioni, come è stato fatto questa mattina, è comunque un arricchimento per tutti. E mi sembra di poter dire che dagli interventi che sono emersi c'è un filo rosso in tutte e tre, che io mi permetto di interpretare in questo modo. Primo, che il welfare che conosciamo, anche se tardi, non può continuare a durare così, deve essere riformato. C'è bisogno di un welfare plurale che valorizzi i vari soggetti, tenendo presente, ecco, io aggiungo quindi una specificità dal nostro punto di vista, dalla nostra ottica, tenendo presente un fatto: che non si tratta qui solo, e dagli interventi per la verità è venuto fuori, ma io voglio andare un po' oltre ponendo un'altra questione, non si tratta solo di correggere delle derive, tipo quella assistenzialistica, e neppure di limitarsi a rendere più efficienti le modalità degli interventi tesi a garantire i diritti o a fornire sostegni, che pur va fatto. Ma occorre fare i conti con la condizione nella quale oggi ci troviamo, che è indubbiamente questione economica, ma come veniva già detto nelle relazioni precedentemente, il problema della revisione del welfare si sarebbe posto comunque. Ecco, ma noi non è solo economica, ma è anche sociale, ossia noi siamo inseriti in un contesto di profondo abbassamento di senso civico. Un elemento del welfare non può essere pensato avulso da questo, perché le azioni di welfare, Simoncini ci ricordava i diritti e i doveri di solidarietà, ad esempio, ebbene, i diritti di welfare e i doveri di solidarietà, quindi sempre di welfare, a mio avviso debbono produrre politiche e azioni che contribuiscono a costruire comunità. Comunità. Cosa intendo dire? Intendo dire che il servizio può essere efficace ed efficiente, ma può essere pensato e fruito individualisticamente
o può essere pensato e fruito per favorire la costruzione di relazioni. Io, senza entrare nel merito, potrei fare mille esempi che io ho vissuto sulla mia pelle sui servizi per gli immigrati, dove vengono fatti anche bene, ma pensati per il bisogno individuale, vissuti individualisticamente, che non, alla fine non favoriscono la costruzione di quel tessuto relazionale che le politiche e le azioni di welfare debbono contribuire a fare, dato che il welfare è tale ed è pensato per il bene comune. Ecco allora l'elemento che volevo permettermi di sottolineare ulteriormente alle questioni venute fuori. Ad esempio, in questi giorni io con alcuni enti bancari e così via stavo pensando a un tipo di microcredito un po' diverso, diciamo così, perché oggi ci sono varie forme di microcredito. Ad esempio, anche noi 3 anni fa ormai ne abbiamo attivate una per favorire l'avvio di nuova imprenditorialità. Però cosa succede in questo contesto? Oltre alla crisi c'è anche oltre alla precarietà del lavoro, e qui non l'accenno solo come parentesi ma non entro nel merito, c'è anche una precarietà culturale nei confronti del lavoro, e quindi si entra in un meccanismo che si moltiplicano i microcrediti di sostegno, gli incubatori, ma a monte manca la forma mentis, imprenditibilità, l'idea imprenditoriale, e quindi tutta una serie di cose. Ma oggi che aumentano le famiglie, le persone in difficoltà, noi ci troviamo di fronte a un bivio. Che risposte si danno? L'attuale struttura di microcredito non la dà, perché chi ha perso il lavoro non c'ha nulla da garanzia. Allora l'alternativa è o il nulla o il trovare un modo o un altro del denaro da dare a sostegno. Non potrebbe essere pensato, ad esempio, un microcredito mediano che se uno ha perso il lavoro a 30 anni o a 40 sicuramente non arriverà a 70 senza un altro lavoro, perché è dare un sostegno che sia anche responsabilizzante. Non so se, quindi tutto un elemento sul quale ora non voglio approfondire, ma per sottolineare che le modalità possono essere tante per favorire la crescita e la responsabilizzazione, la costruzione e ricostruzione del tessuto relazionale delle nostre comunità, e allora anche il senso dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi assume quella valenza sociale per la quale a mio avviso è stato pensato e che deve presiedere orientativamente le scelte di riforma dello stesso. Ecco, e con questo io vi saluto, vi ringrazio, grazie per la pazienza anche per avermi ascoltato e grazie per avermi offerto le riflessioni precedenti.